Vorrei parlarvi oggi di due straordinari pensatori, molto molto antichi. Vivevano all'incirca attorno al 640-650 prima della nascita di Cristo, in un posto che si chiama Mileto e si trova sulle coste della Turchia. Alcuni li definiscono come i primi filosofi, si tratta di Talete e Anassimene. Tuttavia la parola filosofo in quel momento non era ancora conosciuta. Erano in realtà due straordinari pensatori della natura, due sapienti che si occupavano di pensare la natura, che in greco chiamavano physis. Alcuni li chiamano infatti anche fisiologi. Che cosa dicevano questi due pensatori? Partiamo da Talete, che era quello nato prima, attorno al 640, mentre Anassimene è della fine del 500-580, prima della nascita, di Cristo. Talete è stato il primo pensatore che si è posto la domanda da dove vengano tutte le cose, da dove veniamo anche noi, da dove vengano gli animali, le piante, tutto quello che c'è, nel mondo. È una domanda molto importante. Prima di lui se l'erano posta anche i poeti della Grecia antica. E i poeti rispondevano raccontando delle storie mitiche, con degli straordinari personaggi, con gli dei che davano forma all'universo, al cosmo. E uno di questi dei era, ad esempio, Oceano. Oggi diciamo che esiste l'Oceano Pacifico, che è uno, dei mari che ricopre la Terra, o anche l'Oceano Atlantico, che è uno degli altri grandi mari che ricopre la Terra. Ecco, questa parola oceano nella Grecia antica, per un poeta come Omero, era una divinità all'origine del tutto. Talete e Anassimene fanno qualche cosa di diverso. Non ci raccontano più una storia con queste divinità che danno forma a tutto il mondo. Cercano di capire se nella natura ci siano degli elementi, quelle cose che studiamo anche a scuola, che possano essere il primo elemento a partire da cui provengono tutti gli altri. Talete ci pensò molto tempo e alla fine decise di scegliere un elemento che chiamò principio, cioè l'origine di tutte le cose. Questo principio per Talete era l'acqua. Talete è stato il primo filosofo a riconoscere l'importanza dell'acqua. Per Talete l'acqua non era solo uno degli elementi in natura, insieme a tanti altri. Era l'elemento da cui tutti gli altri provengono. Addirittura Talete diceva: tutta la nostra terra galleggia sull'acqua. In realtà noi oggi sappiamo che non è così, e tuttavia sappiamo che la maggior parte del nostro pianeta, che non a caso si chiama pianeta blu, però proprio per questo, è ricoperto d'acqua. Se il nostro pianeta Terra lo vedete dallo spazio, dalle foto che i satelliti o le navi spaziali fanno del nostro pianeta, il nostro pianeta è blu soprattutto per un dato, perché la maggioranza del nostro pianeta è ricoperto d'acqua. Talete non poteva sapere, questo, perché non conosceva neanche tutto il nostro pianeta, però ebbe un'idea molto molto interessante, capì quanto fosse importante l'acqua. Cerchiamo di capire com'è che è venuta questa idea a Talete. Sicuramente lui se ne andava in giro per la sua città, Mileto, poi era sulle coste della Turchia, vedeva il mare di fronte a sé, vedeva i fiumi e sapeva una cosa fondamentale. Dall'acqua noi prendiamo un elemento fondamentale per la nostra vita. Se non potessimo bere, noi non potremmo vivere. Le piante, se non potessero abbeverarsi, non potrebbero vivere. Lo stesso vale per gli animali. Quindi, se non ci fosse l'acqua, non ci sarebbe una cosa fondamentale per il nostro pianeta, cioè la vita. E a partire da questo modo di ragionare e di pensare, che Talete ha elaborato l'idea che l'acqua sia all'origine del tutto, sia all'origine della nostra vita. Questo modo di pensare è un modo di pensare non più come per i poeti attraverso una storia, un mito, ma è un modo di pensare che si dice razionale. Cioè usiamo la nostra razionalità, la nostra mente, il nostro modo di pensare per provare a spiegare le cose. Talete, che capiva che senza l'acqua non c'è vita, allora ha pensato: forse l'acqua è l'origine del tutto, è ciò a partire da cui vengono tutte le cose e a cui ritornano tutte le cose per Talete. Perché per Talete tutte le forme di esistenza sul pianeta vengono dall'acqua, perché l'acqua per Talete è dappertutto.
tutto. E anche questo è vero, perché anche là dove l'acqua non è presente così visibile, in realtà c'è. Lo si studia anche alle scuole elementari, no? Il ciclo dell'acqua. L'acqua non è solo lì dove la vediamo, l'acqua può esistere anche in forma di vapore acqueo, cioè l'acqua che per la temperatura evapora, poi forma goccioline che si condensano, vanno nelle nubi, poi cadono, ritornano sulla terra, impregnano la terra, vanno nelle falde acquifere, quindi l'acqua davvero è dappertutto, anche nella terra, là dove non la vediamo, c'è l'acqua perché per talete c'è un'umidità che è una forma di presenza dell'acqua. Quindi per Talete era l'acqua l'elemento fondamentale ed era dappertutto. Per Talete quest'acqua era una forma di divinità, la chiamava come un dio e diceva gli dèi sono ovunque. E quando diceva che gli dèi sono ovunque, voleva dire che l'acqua è dappertutto. Questo ci dice anche una cosa molto importante su noi stessi, vale a dire che noi, che siamo viventi umani, uomini, e siamo in gran parte composti d'acqua, il nostro corpo è in gran parte composto d'acqua, siamo parte di questo tutto, siamo parte della natura. Quindi prendersi cura della natura, prendersi cura di quello che abbiamo attorno, significa prendersi cura di noi stessi. Sentire che siamo in relazione con la natura, che siamo anche noi acqua per Talete, è un modo per abitare lo spazio in cui viviamo. Quindi Talete aveva proposto questa idea. Anassimene, che vivrà dopo di lui sempre in questa stessa città, Mileto, anche lui cominciò a pensare: ma avrà ragione Talete che tutto viene dall'acqua? Oppure c'è un altro elemento ancora più fondamentale dell'acqua? E Anassimene cambiò la risposta. Si poneva le stesse domande di Talete. Gli interessava investigare la natura, ma la risposta di Anassimene non era il principio di tutto è l'acqua, ma, proviamo a pensarci, il principio di tutto è un'altra cosa fondamentale per la vita sulla Terra. E cosa c'è di altrettanto fondamentale, forse ancora più importante dell'acqua? L'aria. Se non ci fosse l'aria con l'ossigeno, non ci sarebbe vita sulla Terra. Noi non potremmo respirare, gli animali non potrebbero respirare, le piante stesse, che sono parte di questo ciclo di formazione dell'ossigeno e anche dell'anidride carbonica, non potrebbero sopravvivere. Le piante respirano anidride carbonica, ma respirano anche ossigeno in parte. Ebbene, Anassimene pensò che all'origine del tutto ci fosse non l'acqua, ma l'aria, in forme diverse. C'è l'aria che non vediamo e quasi non tocchiamo, ma che respiriamo e in cui siamo immersi continuamente, come fossimo immersi in una forma di acqua più sottile. E poi c'è l'aria che per Anassimene si condensa, cioè diventa più solida e può dare origine alle nubi, può dare origine anche al fuoco, può dare origine alle rocce. Ora, col tempo si è poi scoperto che non tutti gli elementi vengono dall'aria e tuttavia ha ragione Anassimene a dire che l'aria è dappertutto. La si trova in piccole percentuali, in tutte le percentuali di ciò di cui è composta, dappertutto. Quindi anche Anassimene, come Talete, aveva posto un'idea molto interessante, cioè che noi siamo fatti in parte di aria, noi siamo in contatto con tutto e vivere significa respirare, cioè portare dentro di noi una parte della natura e poi emetterla fuori. Ogni giorno noi respiriamo la natura e la rimettiamo fuori. Questa è la nostra modalità di vivere. Quindi non siamo solo in rapporto alla natura con qualche cosa che è esterno a noi, che ci sta di fronte, ma che portiamo dentro di noi e che il fatto di portare dentro di noi è un passaggio fondamentale della nostra vita. Quindi prendersi cura di nuovo della natura non è prendersi cura di qualcosa che sta fuori di noi, ma di qualcosa che noi portiamo continuamente dentro di noi per poter vivere. Da qui, ad esempio, pensate quanto sia attuale un pensiero come quello di Talete o di Anassimene. Pensate che cosa significa, ad esempio, inquinare l'acqua o l'aria. Significa letteralmente inquinare e avvelenare la nostra vita, perché noi siamo fatti di acqua e siamo fatti di aria. Quindi un'aria inquinata significa una vita meno buona, una vita che fa più male, una vita che dura meno. E lo stesso vale per l'acqua. Quindi oggi, quando leggiamo o ascoltiamo le parole di questi filosofi, dobbiamo pensare a
quello che viviamo noi quotidianamente, e il fatto che prendersi cura della natura e dei suoi elementi sia un elemento fondamentale per prendersi cura della nostra vita.